Ed ora andiamo a New York, negli Stati Uniti, dove quest'anno si è celebrato l'80° anniversario del Columbus Day, l'iniziativa che celebra la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Si tratta di un evento importante al quale hanno preso parte per la prima volta nella storia anche le maschere dei carnevali italiani. E tra queste, Re Biscottino e la Regina Cunetta. Siamo qua a Central Park, oggi è una grandissima emozione, veramente. Non so più neanche cosa dire, è stato bellissimo, è una sfilata eccezionale. Siamo nel cuore di New York, alla Quinta Avenue, e tanta accoglienza da tutti i newyorkesi, veramente è stato bellissimo. Abbiamo portato con orgoglio il nome di Novara qua a New York. Sì, grandissima l'emozione oggi qui a New York, una bella, bella manifestazione, un'accoglienza straordinaria, tante emozioni, tanti incontri importanti che abbiamo fatto qui a New York e ci siamo divertiti tanto. Salutiamo l'Italia, ciao Italia! Ciao Matai! Marco Antonio Cecca al Columbus Day! Esperienza fantastica! Incredibile! Inarrivabili! Un bacione a tutti! Allegro Matai! Un saluto a tutti i nostri amici che ci guardano dal Columbus Day di New York. Siamo emozionati di aver portato questa mattina le maschere italiane e anche la nostra città di Torino, Gian2, Giacometta, famiglia torinese, il Bicciolano di Vercelli e tutti i nostri gioielli italiani con un autentico Made in Italy che sfila sulla Fifth Avenue a New York stamattina. È stato un piacere vedere i nostri connazionali che ci applaudivano. Sembrava di essere a Vercelli o in Italia, diciamo. Per noi è stata una cosa proprio commovente. Quindi abbiamo salutato tutti anche per voi. Evviva l'Italia, evviva l'America! Bellissima emozione, complimenti veramente organizzatori e tutto, perché è veramente una cosa enorme. È una grande emozione, tanta accoglienza, devo dire, molto calore. Grazie a New York, stiamo portando avanti il nome di Settimo Torinese e portando su le nostre tradizioni, i nostri costumi. Siamo arrivati al termine di questa sfilata, parata, meravigliosa. Insieme alla gente italo-americana è stato veramente bello. È iniziata con un tripudio di gente ed è finita altrettanto bene. È stato piacevole, un'esperienza unica e speriamo di ripeterla, se mai sarà possibile. Noi siamo i capitani con le nostre dame, ma con le principesse, con Uccillo. È stata veramente una grande emozione. Tu, collega capitano? Assolutamente sì, cioè essere a New York, cioè è da brivido veramente. Incredibile, incredibile veramente. Della Liguria, New York, ciao! Assolutamente, bye! Io arrivo da Parma, sono lo Zevo della maschera ufficiale di Parma e essere qua a New York oggi in occasione dell'80° Columbus Day per me personalmente è un'emozione e una soddisfazione enorme, perché tutto questo movimento nasce proprio da Parma nel 2012. Sì, Nel è vero. 2015 abbiamo costituito il Centro Nazionale Coordinamento delle Maschere Italiane, siamo stati dal Papa Francesco, ci hanno mandati in crociera a Barcellona e a Marsiglia e oggi siamo qua a New York. Grazie, grazie veramente a tutte le maschere italiane. Mi ha salutato il dottor Balanzani di Bologna, il dottor Balanzone di Bologna. E anche per me è stata un'emozione incredibile, anche perché non essendo più un ragazzino, pensare di essere qui in una città che non avrei mai sognato di poter vedere e soprattutto di trovarmi in mezzo a queste amiche maschere italiane, che siamo un gruppo fantastico. Sono Gian Gurgolo, catanzarese, capitano spagnolo di mille imprese. Ho la bocca grande, mi piace mangiare, dove c'è mazzicogna mi vedi sostare. Il naso grande mi rende elegante, fa strage di cuori in mezzo alla gente. Con la spada in mano mi sento ardito se giallo-rosso è il mio vestito. E ormai lo sanno tutti, è tutto chiaro, amo le donne a Catanzaro, ma sono venuto a New York con un drappello audace per invitare tutti ad invocare la pace. Grazie.